tutti, io mi chiamo Emanuele Musara e sono qui per raccontarvi la mia esperienza di sviluppo di un chatbot per Mr. Location. Cos'è Mr. Location? È un marketplace per studi fotografici e location. Sostanzialmente è un misto fra Airbnb, Booking, ma appunto per studi e location. Funziona più o meno così, ecco, questa cosa non succede. Funziona più o meno così, l'utente cerca gli studi fotografici, l'utente va sul sito, cerca gli studi per località e il sito restituisce una serie di listing che sono stati messi principalmente da altri utenti. Chi siamo? Il team è composto fondamentalmente da me, che sono un webmaster, work specialist, però ho un forte background nel video, film e fotografia, e da Eva van der Veer, che è strategy consultant, project manager e si occupa di customer perspective. Fondamentalmente i due pilastri del team siamo noi, poi collaboriamo in maniera liquida, così, anche occasionale con altre persone, con altre organizzazioni. Il framework di Mr. Location è sviluppato in ShareTribe, che è un framework che funziona su Ruby on Rails. Io vi dico queste cose per farvi capire poi perché il chatbot è stato sviluppato in una certa maniera. C'è un po' di Amazon Web Services, un po' di WordPress. E questa è la nostra timeline, sostanzialmente. L'idea l'ho avuta nel novembre 2016, il lancio è stato nel gennaio di quest'anno. Diciamo che fino a agosto-settembre non ci abbiamo lavorato intensamente, è stato un side project, però ad agosto e settembre ci siamo messi sotto. Attualmente abbiamo circa 150 listings, cioè 150 studi fotografici e location in Europa. Siamo circa in 12 nazioni. Chiaramente adesso arriva la parte difficile, rientro e guadagno. Il nostro business model si basa sulla richiesta di una monthly fee per fare il listing degli studi delle location, però chiaramente per fare questa richiesta dobbiamo offrire dei servizi. I servizi che ci proponiamo di migliorare nel futuro sono aumentare il numero di interazioni sul sito e fra gli stessi utenti, far diventare il portale più una community di un portale, facilitare la ricerca delle location e creare magari qualche tool aggiuntivo. Perché un chatbot? Veniamo al punto fondamentale del perché siamo qui stasera. Prima di tutto ci siamo chiesti chi fossero gli utenti, ma chi fossero gli utenti oggi in generale, non solo per Mr. Location, ma per qualsiasi servizio online. Fondamentalmente negli ultimi anni, anche grazie a queste aziende che sono qui solo a titolo esemplificativo, cioè chiaramente un motivo per cui ogni brand è messa in questa slide, però l'utente è abituato ad avere tutto subito e possibilmente gratis. Amazon ci fa la delivery gratis in serata di qualsiasi prodotto, Facebook aumenta il nostro sentirci al centro del mondo, Vodafone, il payoff è tutto intorno a te, insomma l'utente ha delle aspettative altissime e non differenzia fra la startup e la multinazionale, cioè non sa se la persona che l'azienda che è davanti è una grande multinazionale cattiva che usa i bambini in Cina o è una startup che dà un servizio personalizzato, non gliene frega niente. L'utente ha comunque sempre questo atteggiamento. Tra l'altro è anche bombardato dalla mattina alla sera di input, di spam, di mail, di qualsiasi tipo di advertising. Sostanzialmente ha anche una soglia di attenzione molto bassa, pari a quella di un bambino di 6 anni con la ADHD carico di Coca-Cola. Altro punto di partenza, Facebook, croce e delizia. Perché? Perché, dico, credo che ce ne accorgiamo tutti, le persone, io, voi, passano la maggior parte del loro tempo online su Facebook piuttosto che su altri siti.
fargli capire come funziona un sito e una soglia che loro devono sorpassare, farli iscrivere a questo sito è un'altra soglia, farli interagire è un'altra soglia ancora, diciamo un sito rispetto a Facebook dove comunque ha una soglia molto bassa perché la gente ci sta ogni giorno. Tra l'altro Facebook ha un livello di targeting e tracking che fa paura, quindi può essere una cosa positiva e negativa a seconda di quale lato sei della barricata. Dunque, l'esigenza di coinvolgimento che dicevamo prima, più il profilo utente che abbiamo visto, più la volontà e l'esigenza, tra virgolette, di incorporare Facebook, uguale sviluppiamo un chatbot. Progettazione e sviluppo del chatbot. Fondamentalmente le nostre condizioni di partenza in questo momento sono state abbastanza mosse, diciamo, perché la nostra piattaforma sta attraversando un momento sia di migrazione sia di sviluppo di nuove funzionalità, perché fino a un mesetto fa ci siamo appoggiati a ShareTribe che ci dava il software as a service e l'hosting. ShareTribe è una piattaforma open source, però chiaramente passare dal software as a service a self-host comporta degli sforzi. Ogni giorno quotidianamente alcune nuove funzionalità passavano da staging a live, quindi le condizioni di interazione di un eventuale bot con il sito Mr. Location cambiavano ogni giorno. Avevamo poche risorse per lo sviluppo del chatbot, questo ci ha portato alla scelta di una piattaforma di sviluppo, alla ricerca più che altro di una piattaforma di sviluppo che fosse easy, e soprattutto ad avere uno sviluppo assolutamente non lineare, e ve ne accorgerete nell'architettura del chatbot, perché le condizioni cambiavano velocemente giorno per giorno. Chatfuel, perché? Che è una frase abbastanza ambigua, può essere interpretata anche in maniera ironica, perché ha una curva di apprendimento molto alta, è un ambiente molto user friendly, perché mi sono accorto che comunque la community è nutrita ed è molto facile trovare delle risposte a interrogativi sul supporto. Da non sottovalutare, è gratis, noi non siamo una grande multinazionale, quindi comunque fa comodo. E da poco è possibile inserire un widget con un chatbot messenger sul sito. È una funzionalità che ancora è in beta, però l'occasione fa l'uomo chatbot, e quindi ci abbiamo provato. E soprattutto volevo più che altro che ci differenziassimo da tutto il resto dei siti che usa Intercom. Ormai su due siti su tre vedete questa icona, che è l'icona di Intercom. Volevamo fare qualcosa di diverso e quindi siamo andati verso questa direzione. Non vi spaventate, funzioni. Le funzioni che ci siamo proposti di sviluppare sono: A, siamo un sito di location e studi fotografici, quindi trovare una location, o inserendo il nome della città, o condividendo la posizione. B, dare assistenza e supporto su come funziona il sito. C, dare consigli e tips and tricks fotografici. Siccome il nostro audience sono probabilmente gente appassionata di fotografia o che lavora ogni giorno con la fotografia, potrebbe essere una cosa gradita. Ecco, non vi spaventate. Architettura. Diciamo che Chatfuel in realtà è molto semplice ma anche molto limitante. Per questo abbiamo incorporato un server express. In realtà la parte server è stata sviluppata su EC2 e adesso poi funziona con Lambda e API Gateway. Per farla breve, nel caso di richiesta di trovare delle location, degli studi in una particolare città, l'utente invia il messaggio al messenger, che lo invia a Chatfuel lo gira al server. Il server fa un geocoding col parametro girato da Chatfuel all'API di Google. Caso 1, Google restituisce un risultato accettabile. Il Google passa i parametri di
localizzazione, quindi latitudine, longitudine, al server. Il server passa i parametri a Mr. Location ShareTribe. ShareTribe ti dà tutte le location in quella latitudine e longitudine, impacchetta, ripassa un HTML al server, il server fa il parsing dell'HTML, impacchetta un JSON come piace a ChatFuel e ChatFuel dà una gallery all'utente. Cosa succede però? Che l'utente spesso non scrive semplicemente Milano, Torino, Berlino, scrive: salve, mi sono svegliato questa mattina e sto cercando una location, non lo so, a Monaco. A quel punto ChatFuel passa il parametro salve, mi sono svegliato questa mattina e sto cercando una location a Monaco al server. Il server fa il geocoding di questo parametro, chiaramente Google Maps API restituisce una risposta vuota, e allora in questo caso il server, se la risposta di Google Maps è vuota, passa tutto a Dialogflow. Dialogflow dovrebbe in quella frase riconoscere che c'è una città, che è Milano, insomma Monaco, quello che era, isolare il parametro, passare il parametro a un blocco designato in ChatFuel. ChatFuel ripassa questo parametro al server come se fosse stato passato dall'utente e rifà il giro e rifà, insomma, si ricomincia. Altra cosa che può fare l'utente è chiedere supporto sul sito. Il nostro sito di supporto è stato sviluppato in WordPress. È una cosa molto semplice che abbiamo fatto per ogni argomento di supporto. Abbiamo creato un feed WordPress, l'abbiamo incorporato in ChatFuel e ChatFuel dà della stessa cosa. Se poi l'utente non trova quello che ha trovato, che ha cercato nel feed, abbiamo un Google Custom Search Engine che tramite i parametri passati all'utente fa una ricerca al sito WordPress. È un po' complicato, ma ve l'ho detto che era non lineare, però insomma, diciamo, è esito dello sviluppo. In linea generale funziona, e questa è già una gran cosa. Tempistiche ragionevoli per la versione 0.1, cioè 15 giorni, sostanzialmente nemmeno 3 settimane fa ho iniziato a mettermi sul chat. Non è una novità, già altri l'hanno detto, però la delivery di ChatFuel non è affidabile al 100%, nel senso che a volte quando fai i test o in condizioni, non so, di particolare presenza di input, insomma, ti ritrovi a pregare magicamente che ChatFuel dia la risposta al tuo utente. Dialogflow delude un po' le aspettative, perché uno si immagina che comunque ci sia una base di partenza, cioè è Google, poi uno si immagina che ci sia una base di partenza, invece no, non c'è, per cui noi abbiamo abilitato il modulo Smalltalk, però nel modulo Smalltalk c'è Who are you, però lui non collega What's your name a Who are you, e non lo puoi nemmeno inserire, cioè il modulo Smalltalk ha delle domande già precompilate, quindi se gli dici Who are you, lui ti dice sono il bot di Mr. Location, se gli dici What's your name, ti va nella risposta di default in un ciclo infinito, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' problematica è stata la condivisione della posizione fra Mr. Location, il framework ShareTribe e le API di Google Maps, cioè quando si condivide la posizione non sempre il server riesce a dare un indirizzo valido. Ho fatto un piccolo video per fare vedere come funziona il chatbot, chiaramente poi possiamo fare una prova live, però sicuramente c'è qualche divinità a cui non piacciono i live demo, quindi per sicurezza intanto il video l'ho fatto, cioè, funziona. Allora c'è anche il video. No, il video parte. Ah, ecco. Chatbot parte, comincia a presentarsi, dice quello che può fare per settare le aspettative. Ci tengo a dire che io ho fatto questo tipo di blocchi in cui l'utente ogni volta deve cliccare il bottone, perché gli utenti non leggono i blocchi grandi, quindi è meglio dare, cioè, nel senso, faccio questo, hai capito? Ok, faccio sempre per la questione ADHD di cui dicevamo prima. Comunque arriviamo in questo blocco in cui l'utente finalmente dice let's start. Allora il bot dice come ti posso... il bot è in inglese, chiaramente. Dice come ti posso aiutare, tre opzioni, fammi vedere le location, site support and tips and tricks.
Allora, il nostro utente dice fammi vedere le location. Vuoi scrivere o condividere la posizione, l'utente vuole scrivere, e il bot invita l'utente che scrive il nome della città dove vuole cercare location. Milano. Il parametro Milano tramite chat-tool fa tutto quel giro che vi dicevo prima, e il bot restituisce una gallery, un chat fuel, in cui abbiamo tutte le location che ci sono a Milano con il nostro prezzo e chiede la distanza dal centro di Milano, in questo caso, di ogni location. Il bot dice se vedi qualcosa di interessante, il nostro utente non vede niente di interessante, e a questo punto entriamo in un altro blocco, perché la reazione del bot non è la stessa, perché sai che già l'utente non è stato soddisfatto dalla prima risposta. E quindi specifica di mettere solo il nome della città in inglese, perché Dialogflow funziona, però se scrive il nome della città solamente funziona meglio. Scriviamo il nome di una città in cui noi non abbiamo studi fotografici, che è Everett, che è una città in Olanda sperduta. Ok. Noi non abbiamo studi fotografici in quella città, però comunque il bot restituisce gli studi fotografici più vicini a Eric, sempre tramite tutto quel giro che vi dicevo prima. Questa volta l'utente è soddisfatto delle location, vuole cercare qualcosa riguardo il site support. Questi sono gli argomenti coi feed dal sito WordPress che vi dicevo. Chat Fuel ti dà il feed, ti dà anche la possibilità di leggere sulla chat stessa l'argomento, cioè lo trasforma in un messaggio. L'utente però non è soddisfatto e a questo punto vuole cercare qualcosa di specifico, per esempio Stripe. Il server mette in modo il motore di Google Custom Search e ti dà tutti gli articoli in cui in cui la parola Stripe è menzionata. Se l'utente non è ancora soddisfatto delle risposte che dà il chatbot, a questo punto il chatbot chiede che ci sia l'intervento di un umano, e se l'utente vuole che ci sia l'intervento di un umano, semplicemente la prossima risposta che darà verrà inviata tramite email. L'ultima cosa che è ancora in sviluppo, però poi diciamo da maggio cominceremo a fare spam pesante, no scherzo, sono i tips and tricks. Sostanzialmente ti dà dei tips di fotografia random, adesso è sotto forma di link di Bored Panda, però ecco, tu puoi dire un altro, ancora come Blackjack fino allo sfinimento, eccetera eccetera. E diciamo, questo finora è quello che è stato sviluppato sul chatbot. Un altro test, giusto per far vedere come funziona la parte di Dialogflow, vediamo. L'utente dice I'd like to write, I would like to find a studio in Munich. Questa volta il ciclo prende un'altra strada, passa a Dialogflow che riconosce Munich e ti dà gli studi a Monaco di Baviera. E questa è di nuovo l'architettura, che a questo punto dovrebbe essere più chiara. Risate. Real life test, chiaramente questo è un test di laboratorio, tra virgolette, ambiente protetto. Facciamo un test di real life sia con utenti random sia con amici miei, che è ancora peggio. Primo esempio, I'd like to write, type the name of the city, Sicily. Chiaramente il bot riconosce la nazionalità, perché riconosce una nazione, che nazione è, però Sicily non è né una città né una nazione. Il bot va in confusione, lasciamo stare. Un altro simpaticone gli ha chiesto un nice hotel. Chiaramente, se tu gli chiedi un nice hotel e noi facciamo studi fotografici, il bot non ti può rispondere. Questo è stato proprio un grande. Questo è chiaramente italiano, cioè non ha dato nemmeno tempo al bot di presentarsi. Subito, dove nice to meet you,
prova funzionamento, support Italian language, industrial location, ha continuato a bombardare, ciclo infinito di risposte di default. Questo è andato un po' meglio, utente inglese a Milano, lui tanto bravino, ha schiacciato tutti i bottoncini, l'ha seguito, ha condiviso la location, il bot ha preso la location a Milano e gli ha restituito il risultato di tutte le location vicino al punto dove era lui. Un'altra location non a Milano, però al sud Italia, non l'ha presa completamente, non ha riconosciuto l'indirizzo. Qua è entrato in gioco il dialogue flow, cioè ha detto good morning, I was wondering if you can help me with a quote. Dialogue flow ha visto che c'era una richiesta di aiuto e quella è la mia risposta default per quando l'utente chiede il supporto. Un altro utente per i tips and tricks se ne è fatti dare un po', poi quando il bot ha chiesto another tip, l'utente ha detto another, però chiaramente il bot non ha il contesto e quindi non ha capito che fosse okay. Another tip, cioè un'altra, l'utente ha detto another, cioè non ha schiacciato il bottone ma ha scritto, chiaramente è una cosa che in dialogue flow si può fare, però richiede tempo e la progettazione è stata quella che è stata. Conclusioni, risultati, modifiche per il futuro prossimo. Allora, un chatbot che funziona con i bottoni comunque dà grande frustrazione, perché l'utente vede il chatbot e scrive, non è paziente, non sa nemmeno, alcuni utenti non sanno nemmeno che quelli sono bottoni. E l'impostazione comunque a bottoni e menu funziona meglio con i nordeuropei che con gli italiani, questo è sicuro, perché i nordeuropei aspettano, hanno pazienza, cliccano, secondo me. Gli italiani no, boom, soddisfiamo un po' il bot di domande, perché l'utente non legge la presentazione, quindi non ha le aspettative giuste, non sa quello che può fare il bot e quello non può fare. È difficile spiegare in generale oggi cosa fa un chatbot e cosa ci si possa aspettare da un chatbot. Un utente addirittura mi ha scritto ma non funziona, però scriveva nella barra di ricerca del sito, quindi non sapeva nemmeno cos'era il chatbot. Questa fa ridere perché c'è il problema di ricerca con alcune località italiane, perché quando a Google Maps API si passa un solo parametro in italiano, lui prende il parametro più probabile, quindi se gli si dice Milan, per lui è la città di Milano. Se tu gli scrivi Milano, per lui è un ristorante a Boston che si chiama Milano. Stessa cosa per Pavia, stessa cosa, mi ricordo che ho scritto Novara, eccetera, eccetera. Quindi in realtà bisogna passargli, quando gli si passa un solo parametro, bisogna passarglielo in inglese. E io ho messo semplicemente una riga, veramente un if statement nel server, in cui mi dice Milano cambia il parametro in Milan. No, perché ci può essere ogni tanto un conflitto fra ChatFuel e Dialogflow per quanto riguarda il sistema di intelligenza artificiale. Chiaramente quello di Dialogflow è molto più avanzato, per cui per il futuro ci proponiamo di scaricare ChatFuel e mettere più risorse e fare tutto fra il nostro server e Dialogflow. Questi siamo noi, social, mail, tutto. Possiamo fare un live test col chatbot se volete. E basta, poi qualsiasi, apprezziamo sia le domande ma soprattutto i suggerimenti, perché siamo comunque giovani dal punto di vista dell'azienda, eccetera, eccetera. Grazie. Allora facciamo. Se riesci anche un po' a ingrandire il carattere. Senso, sì? Così. Okay. Ci sono le teste, se no. Oh, okay. Sì. Okay. Ingrandire. Così? Sì. Okay. Perfetto, allora noi gli diciamo ok. Siamo sicuri di aver letto bene tutto quello che ci ha detto. Posso? Cool. Let's start.
La parte di condivisione della posizione funziona solo da mobile, non funziona da desktop, ma per una roba proprio di chat view. Quindi noi diciamo highlight right. Va bene, ditemi un posto in Europa. Copenaghen. Si scrive così, eh? Sì, l'hack. Oh, eccoci qua. Le nostre location a Copenaghen. Dice, tra l'altro lui riconosce Copenaghen in Danimarca. Dice, these are our locations in Denmark, near Copenhagen, eccetera, eccetera. Chiaramente riprende anche Hamburgo, perché è là vicino. Abbiamo trovato qualcosa di interessante. Sì, no, non really. Qualche nome ambiguo tipo Marina. Marina. Posso dire Marina di Ravenna, Marina di Roma, di Genova? Vabbè, solo Marina. Vediamo. Non ho mai trovato una roba tipo Marina, però. Qualcosa di ambiguo, insomma. Non esce un ristorante negli Stati Uniti. Te lo dico, eh? Possiamo fare anche, cioè poi facciamo la prova, nel senso passiamo questo. Il parametro Marina Google API o comunque lo potete fare voi e vedrete che sì. Riesce questo ristorante. No, ma l'ho visto anche su altri siti. Sì, sì. Scusa la domanda, però visto che conosco un po' le Google API, sì. Quando si lavora con le Google API gli si passa anche un contesto dei boundary perché altrimenti le ricerche non funzionano correttamente. Quello che volevo capire è che cosa arriva esattamente al, diciamo, al chatbot. Cioè, oltre alle informazioni che io vedo, se arriva qualcos'altro per capire, per esempio, la lingua dell'utente e altre informazioni da cui posso capire i boundary. Per esempio, se io ho la lingua, posso anche impostare un boundary in cui mi dice che mi arriva IT, utilizza il boundary Italia. Ok, no, in questo momento non sono stati utilizzati i boundary. Ma possono arrivare? Sono ignoranti in materia. Quindi. Ma in realtà non lo so. Allora, il nostro server intanto ha un primo filtro scritto a mano con tutte le nazioni che sono sul nostro sito. Per cui, diciamo, già quando è in quelle nazioni è una cosa safe, nel senso che sappiamo che la risposta non passa da Airflow, passa direttamente. Ah. Per quanto riguarda le boundary, non so come, credo che si possa fare, perché non deve essere troppo complicato, però sinceramente non ho avuto il tempo di farlo. No, Google API è banale da chiamare, sì. Quello che conosco. Quello che non so è che cosa arriva oltre alle informazioni che io vedo scritte al chat. Messenger dovrebbe comunicare. Allora, cioè, come sul browser arrivano gli header in cui mi arrivano, per esempio, la lingua, mi arriva una serie di informazioni che sono le leader. Cioè tu vuoi sapere cosa arriva a Google Maps API o cosa torna? No, non a Google Maps API, perché lì ci mandi quello che vuoi tu, ma cosa ti arriva da quello che scrive l'utente? Cioè, se io interagisco con un browser, mando la richiesta, faccio una guerra, un parametro. Mi arrivano degli header nascosti che l'utente non vede, e da lì capisco tante cose. Capisco la lingua, capisco veramente... Però qui siamo in Messenger. Esatto, volevo capire cosa... Messenger dell'utente dà qualcosa. Sì, bisogna chiedere per permessi. Però passa tutto da Chatfuel. Chatfuel non ti dà molta possibilità, ti dà solo la possibilità di fare una richiesta GET con dei parametri, GET o POST, insomma, con dei parametri che lui passa come fosse una query normale. Per cui, per questo mi sono inventato tutto questo sistema. Certo. Perché se potessi prendere i dati raw, fra virgolette, da Messenger, già sarebbe meglio. E infatti motivo per cui poi di Chatfuel me ne voglio sbarazzare, così mi prendo direttamente i dati e tutti questi problemi non ci sono. Certo. Ti posso rispondere io. Quando Messenger manda un messaggio a Chatfuel, gli dà 4-5 informazioni. Dice se tu ricevi o non ricevi gli ads, se il tuo locale, quindi che lingua parli. Ok, quindi da lì il boundary si può capire. Sì e no, perché se tu sei in Polonia e stai cercando un posto in Germania e sei polacco, non ti dà tanti amici. Però dai, se sei italiano e stai in Milan... Potresti avere una soluzione, forse, prendendo la time zone. Esatto. Che è l'unico valore che arriva anche quello. Sì, e basta. Ma in realtà penso che utilizzando le Google API si può stabilire se fare ricerca per places, per vie oppure per siti. E poi da lì fa un filtro, però un po' più lungo. Sì, diciamo
Però Google API è un po' più elaborato, ci sono anche delle regole per stabilire dei punteggi. Esatto. Vabbè, io vai. Come faccio a trovare i criptografici vicini a una determinata location? Quello è una funzione nel framework di ShareFrag che funziona, che per i fatti suoi già di default interagisce con la geolocalizzazione di Google. Quindi automaticamente è il motivo anche per cui io poi dalla risposta che mi viene dal framework in realtà è una pagina HTML di cui faccio il parsing, perché io là non lo tocco, cioè faccio tutto il lavoro suo, mi dà la pagina, faccio il parsing, ci sono le classi, le robe, prendo i dati che mi interessano e lo passo, e lo ripasso al server. Cioè, una domanda, prego. Così. Hai intenzione di continuare soltanto in inglese oppure pensi di utilizzare anche altre lingue? Ma cioè, guarda, avendo le risorse io lo farei in tutte le lingue del mondo, però chiaramente l'inglese è la lingua più diffusa. Il nostro sito in questo momento è in italiano, e cioè in inglese, in italiano solo perché io sono italiano. Perfetto. Per cui diciamo che sì, per ora andiamo con l'inglese che è più semplice. Quanti lo usano? Il chatbot, guarda, è stato fatto l'annuncio sulla pagina Facebook 2 giorni fa, quindi abbiamo, però sono stato inserito nella discovery di Messenger e da lì 2 utenti mi hanno beccato, però mi hanno inserito tipo o ieri o oggi, mi è arrivato proprio l'annuncio di Facebook, mi diceva un attimo stiamo testando se veramente è un chatbot, esatto. E hanno testato e mi hanno inserito nella sezione discovery. Scusa, quanto tempo? Allora, tu hai conoscenza pregressa di sviluppo? Sì, non di chatbot, però, okay. Cioè nel senso i chatbot frequento i meetup da un annetto, però non mi ero mai messo seriamente a fare un chatbot. Questo l'ho fatto in 15 giorni, però ho fatto anche tutta la parte in Node JavaScript. Da integrare? Cioè sì. L'integrazione con sì, l'ho fatto, prima ho fatto SC2 e poi ho portato su Lambda tramite Claudio e JavaScript. Ah, perfetto. Sì. Quanto tempo ti ha richiesto a sviluppare proprio il chatbot? Non ci dico gli intent su API.ai, però su Dialogflow. Guarda, ho fatto tutto in una 15 giorni. Ok. Sia ChatFuel, sia la parte Node, sia la parte Dialogflow. Si vede che è fatto con i 15 giorni, però ChatFuel è stato user friendly, quindi è stato fatto easy. Va bene. Va bene. Paolo? Grazie per avermi.